Quindi l'obiettivo di questo laboratorio è realizzare un'intervista a Elena Gagliardi, fare in modo che vi trasformiate in una troupe cinematografica. Non aspettatevi un percorso facile, sia tecnicamente che a livello di empatia dovrete diventare dei videomaker per un giorno, tutte e tre. Ognuno di voi avrà un compito differente e l'obiettivo ultimo sarà quello di capire qual è il lascito a tutta la città, quindi anche a voi, di Isotta Gervasi. Qual è stata il suo peso, la sua importanza per la storia della nostra città? Ok? Il progetto, diciamo che era stato strutturato per inizialmente fare un'attività didattica in classe, gestita dalla cooperativa Atlantide, dove i ragazzi in qualche modo si mettevano in gioco attraverso laboratori creativi, per un pochettino anche saperne di più su tutto quello che riguardava le materie STEM. Perché all'inizio ci hanno fatto vedere un pochino come funzionavano i documentari, co cos'erano tipo, quali erano i vari tipi, e ci hanno anche chiesto quali erano tipo i nostri tipi di film preferiti, robe del genere, quindi è anche interattivo. Era un po' diverso da tipo una lezione normale di una cosa che fai normalmente a scuola. Abbiamo pensato di realizzare un documentario metacinematografico in cui avremmo mostrato i ragazzi impegnati nella realizzazione di una videointervista. Infatti qui dovevamo organizzare un'intervista a una scrittrice di un libro su delle donne di Cervia, comunque che avevano qualcosa in comune con Cervia, e in particolare sulla figura di Isotta Gervasi. Avremmo dovuto fare queste interviste in modo indipendente, appunto da Gianluca. Tutta la prima fase del progetto è stata imparare come utilizzare gli strumenti, come le telecamere, i microfoni. Ci siamo divisi i ruoli, c'è chi ha scelto di fare il regista, io ho preferito fare una parte tecnica, curare l'audio. E anche come mettere a proprio agio l'intervistato e come riuscire cioè a scrivere e a porre delle domande mirate che potessero però comunque lasciare spazio all'intervistato di parlare. Abbiamo fatto delle prove con delle persone che abbiamo trovato in biblioteca. Vi ricordate cosa ci siamo detti? Prima cosa, parliamo un po' di noi, parliamo cosa fa, cosa non fa, e poi cerchiamo di approfondire le cose che ci interessano. Lavorare con delle persone che non conosci è difficile comunque. Io mi ricordo che in quel momento eravamo io e Carlotta lì e c'erano tipo tutti quelli che registravano accanto, tipo, cioè, mi sentivo un po'. Cioè, anche il fatto che avevo sbagliato così tante cose, c'era Carlotta che mi riprendeva anche lei, che mi diceva non ti devi impappinare, non devi fare. Mi veniva un pochino di paura di sbagliare, di non essere abbastanza per questo progetto, di fare una domanda sbagliata e di rovinare tutto. Mi ricordo che alla fine ci siamo confrontate e abbiamo capito che di fare una domanda specifica. Sono riuscita a conoscere le persone con cui ho lavorato. Passando il tempo conoscendole sono riuscita a capire anche il loro modo di essere, il loro modo di lavorare e riuscire a mettermi più in gioco. Essendo sicura di non coprire nessuno, di non andare a toccare certi argomenti anche o certe cose che potrebbero dare fastidio. Invece che pensare una per se, cioè ognuna per se stessa, abbiamo fatto entrambe con un gruppo e questa cosa è molto stimolante per me, anche per tutti questi ragazzi che hanno fatto questo progetto con me, penso che lo sia stato. Abbiamo formato i ragazzi una serie di lezioni realizzate in biblioteca su come si realizza un'intervista, tecnicamente, ma soprattutto quello che ci premeva era quello di trasferire loro delle competenze umanistiche, la capacità di andare oltre il mezzo tecnico. Adesso puoi dire azione, vai, gestitela. Grazie.
praticamente quando sono arrivata avevo un po' paura perché non sapevo bene cosa si facesse. In classe hanno spiegato un po' ampiamente, ma non avevo molto capito bene. Patte audio. Cuffie. Poi abbiamo trasmettitore, ricevitore, microfono al bavero e cavetto da collegare alla camera. Tutto e poi glielo agganciamo alla tasca. Praticamente avevamo fatto 5 o 6 domande per capire chi è di più esatta Gervasi. Ok, cosa ne pensa di Cervia, che di questa città? Allora, noi sappiamo che lei ha scritto un libro anche su Isotta Gervasi e volevamo chiederle cosa l'ha spinta a scrivere su questo soggetto. Prima di iniziare questo lavoro pensavo che un'intervista, sia ad esempio in un documentario, fosse la cosa molto più semplice da realizzare. Ha risposto alla 5 alla 6. Io ma sinceramente pensavo che tutte le cose un po' riguardanti l'ambito tecnico così non potessero interessarmi. Un sacco di divertimento, è stato molto bello, interessante, specialmente perché non sapevo neanche come si girasse una clip e ho imparato a fare molte cose che poi non sapevo fare. Poi invece ho scoperto che tipo prendere l'audio è una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Mi ha insegnato anche come interfacciarmi con una persona che in realtà, cioè che io non conosco. Io ho imparato un pochino a essere un pochino più sociale. Quindi in sto progetto vengo messa in centro a qualsiasi cosa. Allora, mi ha lasciato un grande interesse rispetto a, comunque al mondo del cinema. Un imprevisto per me, una cosa un po' strana, perché non sono abituata a essere tipo guardata da 10.000 videocamere oppure da 10.000 persone. Perché non pensavo che comunque potesse prendermi così tanto il modo in cui le cose vengono realizzate. Quindi non è che ho veramente mai vissuto una cosa del genere. Per me il lascito di Isotta Gervasi personalmente penso che sia uno spunto per molte cose che ha fatto. Sicuramente un grande esempio di emancipazione femminile. Cioè, innanzitutto ha lasciato una grande impronta su Cervia comunque, perché è stata anche, come detto la signora, il primo medico femminile di Cervia, anche la prima donna ad andare su un aereo, e penso che a quell'epoca per una donna significasse anche molto. Ci ha lasciato il messaggio di comunque continuare a lottare per i nostri diritti, perché se tutte accettiamo uno schema maschilista, possiamo dire che adesso ovviamente non è come all'epoca, ma comunque ci sono le proprie differenze, le cose non potranno mai cambiare. Può essere un esempio per le persone, per le donne, di mettersi in gioco anche se il loro ambiente non è favorevole. Lei è riuscita a far vedere alle donne che era possibile diventare medico condotto, comunque medico, andare all'università, quando prima non era possibile, e se non ci fosse stata lei, se nessuna facesse mai niente, stesse semplicemente lì a guardare, le cose non cambierebbero mai. A me ha lasciato il fatto di non seguire la massa. Non è che possiamo essere tutti bravi in una sola cosa e tenere soltanto quella cosa e non fare nient'altro. Lei, oltre a essere medico condotto, andava anche a vedere dei eventi culturali, faceva altre cose oltre al medico condotto, quindi mi ha lasciato anche quello di esplorare un po' il mondo e di fare un po' quello che mi va bene, di pensare più con la mia mente. Che una figura così apparentemente lontana da noi possa dire ancora tanto e anche in senso diverso, no? Con interpretazioni diverse. E mi ha colpito anche il fatto che queste donne che avete scelto per questo progetto, si diceva, sono donne delle materie STEM. Ecco, allora, 100 anni fa non si parlava di discipline STEM, però c'erano già delle donne che avevano capito che, insomma, anche in alcuni ambiti e in alcuni campi, insomma, siamo tutti uguali e quindi bisognava lottare per affermare questa uguaglianza. E oggi si dà una definizione così diversa, però l'idea di fondo è quella, e quindi mi sembra anche questo molto significativo.
di Grazia Deledda e niente, sono io, diciamo, Isotta Gervasi. Sì, vi lascio a voi l'immaginazione. Vedere delle grandi studiose e farci dei film a riguardo è ispirazionale. Togliamolo perché ho fatto male. No, l'ho fatto male!